Buonasera e ben ritornati a questo appuntamento di Laboratorio Salute dedicato al metodo Zangirolami, il metodo naturale e fisiologico che ha già fatto dimagrire migliaia di persone senza l'utilizzo di farmaci, di integratori e comunque in maniera naturale e definitiva. Qui con noi in studio abbiamo appunto l'ideatore di questo omonimo metodo, il dottor Ivan Zangirolami. Buonasera e ben ritornato qui ai nostri studi. Buonasera Nicole, buonasera, un piacere essere qua. Tutto bene? La prima volta molto che bene, ci rivediamo nel corso del 2019, quindi dobbiamo farci gli auguri di buon anno e soprattutto gli auguri a tutti i pazienti che stanno proseguendo con voi con grandi risultati. Forma, no? Fisica, di migliorarsi, di seguire sempre i nuovi concetti che gli sono stati piano piano insegnati. Ecco Ivan, io so che lei è sempre alla ricerca di novità, fa sempre degli studi, sì. E quindi io immagino che come obiettivo avrete quello forse ancora di superare quel 97% di buona riuscita tra i pazienti che intraprendono questo percorso e quindi di raggiungere quel 3% di quella popolazione che purtroppo non riesce a fare questo cambio di vita, no? Cambio di stile di vita. Certo, noi ci impegniamo sempre al massimo cercando di ovviamente di coinvolgere il 100% dei pazienti. Ovviamente diciamo che già riuscire nel campo del dimagrimento a cambiare lo stile di vita, mettiamo 9 persone su 10 in maniera costante, è già veramente un ottimo risultato. Poi grazie all'aiuto di psicologi ai quali ci affianchiamo, al sostegno di tutti i collaboratori, tutti i medici, eccetera, si cerca di, e anche tramite magari dei controlli più ravvicinati nei pazienti più bisognosi, si cerca proprio di arrivare al massimo della risultanza. Bene, allora salutiamo subito, intanto la ringrazio Ivan e poi con lei oggi tratteremo proprio in particolare la questione che tutte le diete funzionano, no? Prima o poi si perde peso, ma molte di queste, anzi con la maggior parte, il peso che si è perso si riprende con gli interessi. Facilmente, e sì. Questo metodo si differenzia da tutti gli altri perché c'è questo incastro che lei ha ideato, che ha sviluppato insieme a medici, comunque ricercatori, che mette insieme il piano alimentare con un piano motorio che è stato studiato ad hoc per sviluppare tutta quella catena ormonale, tutti quei meccanismi che riescono poi, no, a risvegliare questo nostro metabolismo, che è quello che durante nel corso della vita purtroppo, bene o male, per mille motivi, si rallenta. Se non lasciamo che siamo sfortunati e che abbiamo comunque un metabolismo già, cioè, rallentato già di lento. Nostro, no? Sì, è proprio questo, Nicole. Il segreto del metodo è l'abbinamento tra le due parti, parte motoria e parte alimentare, al che qua tanti potrebbero dire, ma anche io sono andato a fare una dieta e ho fatto palestra e non dimagrivo. Proprio l'altro giorno sono una di quelle. No, tu sei informissima. Penso un po' la compagnia di tanti altri, dopo Maria che la salutiamo e la presentiamo, buongiorno a tutti. Lo dirà anche lei, no? No, ma a parte che tu sei informissima, ma c'è da dire questo, proprio prendo l'esempio dall'altro giorno di un paziente di Brescia, senza fare nomi e cognomi, che questo paziente è già calato una decina di chili e lui proprio mi diceva: guarda, io correvo 4 giorni alla settimana, 1 ora e mezza, 2 ore e non perdevo peso. È stato istruito su questa parte motoria che è molto molto diversa dalle altre attività fisiche generalmente proposte per dimagrire, e questa attività motoria è stata progettata proprio non ai fini di creare preparazioni atletiche, ai fini di aumentare la capacità polmonare, far correre di più, aumentare la forza, ma proprio ai fini di migliorare del dimagrimento, ed è molto efficace. Mi ritrovo anche... Stiamo parlando, pensate un po', di pochi minuti al giorno che possono fare tutti a qualsiasi età e con qualsiasi capacità, diciamo, motoria, di movimento. Quindi non stiamo parlando di attività fisica intensa, difficoltosa. Esatto, parliamo poi circa poi vi faremo di... vedere chi la fa, sì, anche nella come terza i nostri età. Pazienti che di oggi. E 15-20 minuti che ovviamente vanno un attimo modellati sul paziente. Però sfrutto l'occasione di essere qua oggi per dirlo un po' su questa, diciamo, piattaforma che viene diffusa di più la notizia rispetto a quando la dico a ogni persona in studio. Il metodo
parte proprio dalla parte motoria, perché grazie alla parte motoria dopo si riesce a seguire bene la parte alimentare. E uno dice: cosa c'entra la parte motoria col seguire bene la parte alimentare? Attenzione, molti pazienti dopo, in corso d'opera, iniziano a dire: ma sai che non ho più l'esigenza di mangiare il cioccolatino, non sento più la fame del dolcetto, della pizzetta, come mai? Primo di tutto perché grazie alla parte motoria riescono a mangiare un'ottima quantità di cibo e quindi non subiscono una dieta rigida. Ma non è tutto qua. Non è dieta ipocalorica. Non è esatto una dieta quindi ipocalorica. Si mangia e non si sente la fame. Esatto. E ce lo dicono tutti i testimoni, comunque i pazienti che hanno fatto. Perché si mangia in maniera, direi, abbondante. Ma il punto chiave di questa tecnica motoria è che è stata progettata per produrre un po' di endorfine, adrenalina, che è un classico dell'attività fisica. Solo che se viene progettata in maniera corretta, il corpo tende a rilasciare un po' di endorfine, che sono le responsabili del buon umore. Queste sostanze, in poche parole, sono le stesse sostanze che spesso la persona va a ricercare nel cioccolatino, nel gelato, nella pizzetta, solo che ovviamente, anche senza essere tecnici del settore, riusciamo a capire che se la persona in una settimana sfoga il suo nervoso, il suo stress che crea durante la giornata 6, 7, 8 volte sul cioccolatino, sulla pizzetta, su altre cose, messe soprattutto in orari non consoni, questo si trasformerà in un aumento di peso. Se invece riesco a dare questa, chiamiamola, piccolo relax, felicità, non tramite una torta, ma tramite 15 minuti di attività fisica ben strutturati, l'effetto sarà ben diverso. Quindi questo connubio tra questa parte motoria è molto semplice e l'alimentazione permissiva grazie alla parte motoria è eccezionale. Solo che bisogna capire anche che di parte motorie ce ne sono, di queste tecniche motorie ce ne sono diversi tipi, 4-5 modelli, come anche diversi tipi di alimentazione del metodo. Ma anche le esigenze di ognuno di noi. Esatto. E poi soprattutto abbiamo un quadro magari, non so, clinico, metabolico. Ormonale, con tutti, non so, i parametri, diciamo, quelli che vengono fatti anche per gli esami ematici. Sono tutti diversi, no? Cioè io non sarò uguale a magari Maria che ha qualche anno più di me, però se facciamo la stessa attività fisica e magari mangiamo uguale, io magari ingrasso e lei dimagrisce, magari viceversa. Infatti il lavoro che fanno i medici in ogni studio è proprio di riuscire a trovare l'abbinamento tra la parte motoria e la parte alimentare adatto ad ogni paziente, il che ha uno svariatissimo numero di combinazioni, però se fatto un lavoro accurato si può arrivare a un risultato veramente eccezionale, solo che ci vuole un po' di tempo e quindi vedere più volte il soggetto, il paziente, che viene controllato ogni circa 3-4 settimane, mediamente appunto, dai nostri medici. Ecco Maria, la saluto, ci siamo già brevemente, grazie intanto dottore Zangirolami. Lei, Maria Formentini, è responsabile praticamente di molti centri, non dal punto di vista medico, ma di tutti i centri del Nord Italia del metodo Zangirolami. Allora, voi giocate un ruolo, lei gioca un ruolo davvero fondamentale per quanto riguarda quando arrivano i pazienti, no? Perché le visite mediche sono molto lunghe, sono molto accurate, molto spesso il primo approccio che si ha quando si arriva nello studio è anche proprio quello di parlare, di far capire come funziona il metodo, certo. Cercare di arrivare dove ci sono quelle piccole magari lacune, insicurezze. E soprattutto lei ha una grandissima esperienza, no? Nel campo del benessere, della salute. Quindi chi meglio di lei può ricoprire questo di età, ruolo? Nicole. No, non è una questione di età, anche no, proprio scherzo, di esperienza. No, scherzo. Perché il primo appuntamento è sicuramente molto importante, perché le persone che arrivano da noi spesso sono persone che hanno già affrontato per molti anni delle diete mortificanti, cioè quindi si arriva soprattutto diciamo più forse le donne rispetto agli uomini, ma oggi vedo che insomma abbastanza si stanno unendo molto queste due posizioni, però diciamo più le donne
hanno e vivono per tanti anni questo grande conflitto, quindi la forma fisica e quindi diete mortificanti, ore di palestra incessanti che non rispettano molto il tuo ritmo. E quindi il lavoro vero in questi anni forse è stato proprio quello di finalmente dare uno spiraglio che non sia più lo spiraglio del bisogno, ma che sia uno spiraglio di piacere. Quindi questo metodo che coniuga attività motoria lieve, per cui è anche più consono anche un fisico di qualsiasi età, un fisico che non ha l'abitudine di muoversi, e un'alimentazione che finalmente non sia mortificante, chiaramente ci permette di abbracciare una quantità di persone importante. Quindi la prima visita serve proprio al paziente per riuscire a comprendere fondamentalmente che questo metodo ti può modificare una volta per tutte una problematica che ti porti magari appresso per tutta la vita, in maniera molto più serena, in maniera dove la tua vita sociale può rimanere la tua vita sociale, che è fondamentale, e quindi l'aspetto non solo fisico ma anche psicologico diventa molto più sereno, quindi i nostri pazienti possono obiettivamente affrontare questo metodo con molta più serenità. Quindi il colloquio serve anche a noi, logicamente, perché l'aspettativa del paziente è molto importante. Quindi comprendere, il nostro ruolo è in realtà comprendere dove questa persona vuole arrivare senza falsi, come posso dire, senza false promesse, senza, non è necessario, perché il metodo funziona e funzionerà tanto quanto la persona vorrà iniziare questo viaggio con noi, perché in realtà è questo, una collaborazione. Ecco Maria, solitamente lei ha parlato di aspettative, no? E molto spesso quando si intraprende una dieta, dopo magari ce lo conferma anche Ivan, si ha l'aspettativa di dimagrire quei subito 4-5 kg immediatamente, perché comunque si vuole avere risultato. Però dopo è anche difficile, no? Continuare. Ma quindi anche la bontà di questo metodo sta nel fatto che è sostenibile. Certo, cioè, la parola migliore. Nel senso, magari questa. Io me lo direte voi, non otterrò subito quei 4-5 kg immediatamente nell'arco di 2 settimane, o quelli che si perdono anche nelle settimane dimagranti, no? Nel benessere, dove si perdono una marea di liquidi. È tutto molto soggettivo, quindi. Però il fatto che se io perdo quei 2-3 kg al mese o quello che è, e sono costante nell'arco di un anno. Fanno veramente un numero voluminoso di chili, i controlli, no? I controlli piuttosto che le nostre spiegazioni sono molto dettagliate su questo, Nicole. Cioè, lo scopo del metodo non è solo il dimagrimento, cioè il dimagrimento è un fattore collaterale, aggiunto, chiamatelo come volete, a un miglioramento generale di uno stato di una condizione che una persona si può portare da tanto tempo, da poco tempo, non è importante. Però lo scopo finale, diversamente da una dieta, è quello che dicevamo prima, cioè questa è una combinazione, c'è un'attività motoria abbinata a un'alimentazione che ti insegnerà durante i controlli a non avere più quel tipo di problema. Cioè, quindi lo scopo del metodo è che la persona trovi il suo stile di vita che gli permetta di riattivare un metabolismo che non sta funzionando e quindi mantenere il peso. Quanto dimagriscono di volta in volta sarà soggettivo, dipende da quanti chili deve perdere, dipende da quanto riusciamo ovviamente a collaborare, quindi subentra la tua vita sociale, i tuoi impegni lavorativi, cioè ci sono tanti, come diceva Ivan prima, no, non c'è solo un modo, cioè il metodo funziona perché trova il tuo modo dentro qualcosa che scientificamente è già provato che funziona. Non è che Ivan, lei è riuscito a far funzionare questo metodo proprio perché lei è laureato in scienze motorie, ha incominciato a studiare insieme a proprio dei medici le persone cosiddette fortunate sempre magre, quindi sì, è riuscito ad applicare il loro modello a chi per sfortuna non lo è?
Io ho proprio osservato le persone tecnicamente in forma, cosa facevano, e ho osservato il loro stile di vita e ho cercato di replicarlo, ma di renderlo, diciamo, impacchettabile. Allora, proprio per diciamo completare il discorso che si è appena fatto con Maria, allora, prima di tutto, ogni dimagrimento è soggettivo. E io esordisco dicendo questo, che è una classica cosa che riporto con le persone in studio. Proprio l'altro giorno, insieme alla dottoressa Abate, abbiamo visto qui a Brescia, abbiamo visto un paziente. Questo paziente sta calando circa un chilo e mezzo al mese. E anche lui ha detto va benissimo un calo così. Perché? Questo paziente, che ha un peso importante, sono circa 25 anni che ha dieta, che ha fatto diete. Ed è arrivato da noi circa 3, 4, 5 mesi fa con il suo maggior peso di tutta la sua vita. Quindi, quanto pesava? Senza dire il nome? Diciamo abbondantemente oltre i 130 kg, 140 kg, sì. Quindi un grande obeso. Sì, sicuramente sì. Sì. Quindi il concetto è che lui ha tecnicamente fatto 25 anni di diete per niente. Allora, lui giustamente con lui. Quanti anni questa persona? Questa persona avrà circa 55 anni, ecco, circa. Per far capire. 55-58 anni. Quindi il concetto è questo, gli dicevo a questa persona: non sei ingrassato perché avevi qualcosa di particolare fuori posto, ma semplicemente perché tu avevi uno stile di vita giusto per ingrassare. Perché come adesso stai perdendo peso, perché è lo stile di vita giusto per dimagrire. Quindi è proprio stile di vita giusto per ingrassare o stile di vita giusto per dimagrire. Detto ciò, disse a questa persona, vedi, se tu quando avevi 25-28 anni, quando hai cominciato la prima dieta, calavi il tuo chilo, chilo e mezzo, anche se magari eri già 120 kg, 130 kg, calavi il tuo chilo e mezzo, 2 kg, quello che può essere al mese, in un anno erano 15-20 kg, tu in due anni, tu cominciavi a 25 anni, a 27 anni eri a posto. Anche se ci avessi impiegato al momento due anni per dimagrire, comunque risolveva il problema a 27 anni. Quindi ho detto, adesso non è il punto se tu dimagrisci in 6 mesi o in 18 mesi, il punto è se tu cominci uno stile di vita a nuovo, corretto per dimagrire a 55 anni, si esempio, fa molta più fatica. E a 56-57 hai risolto il problema, che poi tu lo risolvi a 56 anni o a 57, non ha nessuna importanza. Il punto chiave è che questa persona risolva il suo problema col sovrappeso. Ovviamente, parlando di un sovrappeso molto importante, il suo percorso sarà ovviamente più lungo rispetto a una persona che deve perdere 10-15 kg. Questo è abbastanza intuibile. Sì, però già il fatto di per sé che non ci si senta a dieta e soprattutto non si patisca la fame e non ci si distrugge a livello motorio, già questo è quel quid in più che dà un po' di... Per mantenere il progetto, perché come dicevi prima Nicole, tutte le diete fanno dimagrire, alcune anche molto più velocemente di questo metodo. Perché sì, come la dieta della cipolla, quella è stata storica. Sì, se una persona arriva e dice, ah ma io una volta ho fatto una dieta e calavo 7 kg al mese. Dico, sì, ma li hai mantenuti i tuoi chili persi? No, perché era insostenibile quel concetto. Allora io dico, se vuoi avere un concetto sostenibile, devi mangiare carboidrati in maniera abbondante, mangiare 5-6 volte al giorno e fare un'attività molto semplice, perché è ovvio che se mettiamo una persona a correre 15 ore al giorno e le facciamo mangiare un sedano e un po' di acqua minerale, probabilmente perderà più peso, ma non è sostenibile. Certo, magari un po' svenendo e avendo un po' di dolori, a 20 anni lo riesco a fare. Ma anche no, ma poi si deve dimagrire. Dico magari, bene. Allora, esatto. Il concetto è che il dimagrimento deve essere una forma di benessere, non uno stress aggiunto. Cioè, quindi se un ci riduciamo al sedano, no, il perdere peso, bisogna rimanere in salute. Esatto, cioè, e questo quindi... è il concetto. Cioè, il fisico poi reagisce, ma anche la nostra mente, reagisce agli stati di benessere, e che noi siamo più abituati a reagire agli stati di stress. È vero. Quindi questa è una combinazione curiosa che devo dire...
che sì, viene sì. anche poi vista attraverso le nostre gli psicologi o comunque il team, è chiaro che spostare questo ago della bilancia da una parte all'altra non è semplicissimo, però le persone che poi riescono a comprendere questa cosa rimangono magre, punto, e rimangono sane. Allora, siccome io devo sempre mettere la mano sul fuoco e certo. bisogna vedere se questi pazienti, vabbè, se lo chiederanno anche da casa, sì, ma noi vogliamo ascoltare veramente se alla lunga queste diete, cioè che poi non è una dieta, ma questo percorso è sostenibile, non si patisce la fame e soprattutto non si ritorna al peso iniziale, magari con qualche chilo in più. Allora, come sempre noi abbiamo i testimonial, erano già stati qui, sono una coppia fantastica perché sono veramente molto bravi, di Brescia, giusto? Sì. Allora, qui con noi abbiamo i coniugi Donati, che avevano raccontato il loro percorso a dicembre del 2017, adesso è passato un anno. E loro, a loro tempo, allora ripeto un pochettino, no? Margherita Peri, 68 anni, mi ha concesso di dire l'età, ha perso 10 kg e durante questo percorso è passato un anno da quando ci siamo incontrati, ha riacquistato chili? Cioè ingrassata? No, ho preso un chilo verso le feste, però li ho già persi. Ecco, vabbè, quello ci sta, avrà sgarrato un pochino? Certo, chi non mangia alle feste, insomma, dai. Mentre a suo fianco abbiamo il suo compagno, Mario, che ha perso il doppio di lei, doppio. 20 kg. Sì. Abbondanti. E ha acquistato peso? Oh no, sono sempre quello. Vi sentite a dieta? No, no, assolutamente no. Mangiate siamo tanto o poco? Ho aumentato quando sono andato all'ospedale perché ho fatto la protesi al ginocchio. Adesso poi lo spiegheremo. Un paio di chili, dopo poco tempo sono andati via. E poi guardi, siamo molto sereni. Grazie di essere innanzitutto qua con noi a raccontarci. Molto sereni, cioè non è un peso, non è una costrizione, non... ci sentiamo bene. Mangiate? Sì, sì, sì. Avete fame? Di più di prima. Ah, di più di prima? Sì. Sì, io sì. Cioè, quindi lei ha perso 20 kg e mangiava più? Di prima, sì. E mangia ora più di prima? Infatti, tipo la colazione così, quando ci hanno fatto tutta la nostra lista di cose dovevamo prendere, ci siamo guardati e ho detto, ma... Cioè, qui? Anche io ero un po' un San Tommaso, perché ho detto, benso. Dopo averle provate tutte, ho detto, guarda, questa è proprio l'ultima. Cioè, lui no. Lui ha aumentato strada facendo. Io sono sempre stata... Io ho sempre avuto il terrore della bilancia. Non mi sono mai sentita bene nel mio corpo, nel... Cioè per me era un problema, però ecco, ne ho fatte, ne ho provate, ne ho... E questa qui... Tipo che cos'è che ha provato? Ma di un po' di tutto, guardi. Ero un faccio po' credulona perché quando ti non trovi... Non so, la dieta del giornale l'ha fatta? Quella? La dieta del giornale, no? No? Andava quindi dal dottore, dai nutrizionisti? Sì, sì, certo. Ah, quindi si faceva seguire? Cioè io non ho mai fatto cose così o per testa. Ah, quindi molto seria, a me non l'aveva fatto. Ma ciao che seria. Però, e cosa succedeva? Li perdevo un po' di chili nel giro del mantenimento, li mettevo su e forse qualcosa in più. Per me era una grande delusione. Infatti, quando abbiamo visto per caso in televisione a questo metodo, ho detto a lui, ma cosa dici Mario? Perché cominciava a avere problemi, aveva problemi di apnea. Oggi non abbiamo qui il medico che possa parlare appunto di questo, anche diciamo è nato anche proprio per pazienti patologici. Abbiamo fatto diverse trasmissioni, quindi vi invito se avete dei problemi tipo diabete o problemi cardiovascolari o quant'altro, andarvela a rivedere. Non parliamo in dettaglio oggi perché non abbiamo qui con noi uno dei vostri medici, però questo è proprio un metodo anche che risolve diverse patologie. Per chi ha addirittura il diabete, il colesterolo alto, i trigliceridi, l'ipertensione. Quindi mi racconterà la sua esperienza. È sparito tutto. Però sì. No, cioè io grazie a Dio di patologie non ne avevo. Io avevo solo la patologia del peso. Beh, insomma, invece lui ecco, è aumentato strada facendo e aveva questi problemi di apnee notturne e, su consiglio del pneumologo dice se dovessimo perdere un po' di chili possiamo vedere se si può risolvere la cosa. Apnee notturne di che tipo? Gravi oppure? Ma molto gravi.
Cioè, poi, che cosa le aveva detto proprio il pulmone? Mi aveva detto che era a rischio. Di che cosa? Di ischemie o cose di questo genere, perciò l'ho messo un po' alle strette, le ho detto, ascolta, vabbè, c'è questo sistema, questa macchina per respirare, cose di questo genere. Usava ma, quindi l'ossigeno notturno? È molto invasivo, anche perché disturba. Ecco, lì per lì, la prima volta che abbiamo fatto la visita da loro, tornando, perché loro ci hanno dato la possibilità di pensarci, è così. E tornando mi ha detto, ah, io non lo so se lo faccio, non me la sento. Ho detto, allora sai, facciamo così, se te metti la macchinetta, te dormi di sopra, io dormo sotto, perché un zzz così, no, guardi, è una cosa impensabile. Allora lì per lì mi ha detto, le ho detto, se la questo faccio... Amore, questo amore, e se la faccio anch'io con te? Dice, allora forse in due... E così chiamali di nuovo, io ho fatto tutte le analisi, ci siamo messi d'accordo, insomma siamo andati per l'appuntamento e abbiamo iniziato. E pian pianino, certo, la prima settimana ok, anche perché essendo in due, cioè lui aveva qualcosa, cioè tipo mangiava di più, doveva mangiare di più, io qualcosa di meno. Lui era un po' pesantino, nel senso che e hai fatto giusto. Beh, lei quanto pesava? Adesso lei ha perso 92. 92 kg e portava la taglia 56, quindi sì. Oggi pesa, porta la taglia 50. Un po' di meno. Ah, perché? Sì, sì, adesso. È larga, ci faccia vedere quella cintura lì? Ah, balla, Quindi vuol dire che mi sa che non sono più 20 kg che ha perso, no, ma forse sono 21-22. Sì, ecco, sì. L'importante è che... Cioè abbiamo perso peso, ma gradatamente e senza quella smania che io almeno avevo, con le altre avevo sempre fame, io avevo fame, invece no, e qui pian pianino le cose si sono risolte così, e anzi a volte magari si esce la sera o cose di questo genere, ma poi ci mettiamo giusti, e anche lui mi dice a volte, oh madonna, no, fa le robe giuste, ci teniamo, nel senso che stiamo bene e non vogliamo rovinare quello che abbiamo fatto. Ecco, cioè, mi scusi, ritorniamo alle apnee notturne, che questo comunque è una cosa, quindi il medico aveva prospettato una patologia molto rischiosa che può portare anche a, diciamo, a conseguenze nefaste di ischemie, no? Sì, infatti lui ne ha fatta una, molto leggera, però l'ha fatta, e da lì è partito un po' il tutto. Però ecco, adesso non ha più neanche colesterolo, non ha i trigliceridi, si sono abbassati. Quindi aveva colesterolo alto, trigliceridi alti. Che non aveva la pressione alta, quello no, però altre cose sì. E stiamo bene. E mi scusi, e le apnee notturne? No, basta. Guardi, ancora verso i 10 kg, quando ho perso verso i 10 kg, prendevo di quegli spaventi, non lo sentivo più respirare, poi ricominciava ma con un rumore che dicevo, madonna, ma invece no, a volte sto lì, lo ascolto, dico, ma respira, non lo sento davvero, non lo sento, invece no, c'è un respiro molto leggero, dico, santo Dio, è una quindi cosa la bombola importante. Di ossigeno c'è? No, per carità. Quindi dormite ancora insieme? Sì. Allora Mario, ci racconti un pochino anche lei come è cambiata la sua... Sì, io vado bene di tutto, sto bene, insomma mangio bene e sto bene. In più adesso sono stato operato, però l'altra volta che sono stato operato ho fatto una fatica. Questa volta, anzi, sono migliorato al 100%. Ecco, bella questa carezza che nel senso vuol dire che... Mamma sì, no, l'altra volta ci ha messo quasi un anno e mezzo per stare meglio con sto ginocchio. Io non so cosa fosse successo, non lo so. Fatto sta che invece questa volta ha fatto 11 giorni di ricovero. Poi è uscito, ha fatto la sua ginnastica e così, però ciao, dopo 2 mesi lui... è partito in quarta. Ho detto per fortuna, perché avendo insistito per farlo operare, ho detto se non va bene neanche stavolta aiuto, invece no, dai, ce la siamo cavata bene.
per ecco, carità. Allora, adesso abbiamo una breve pausa pubblicitaria, però subito dopo affrontiamo l'altro discorso. Innanzitutto quello dell'alimentazione, cercheremo di capire come mangiate. Il secondo discorso è il quadro motorio, perché soprattutto nella terza età ci sono diverse problematiche che il dimagrimento molto spesso è accompagnato da un calo della massa muscolare, no? Esatto, sì. E quindi mi sembra di capire, però io non sono né medico, non sono neanche laureata in scienze motorie, l'importanza invece di sostenere il fisico da un punto di vista certamente, motorio, e soprattutto loro sono il chiaro esempio di come questo quadro motorio combinato all'alimentazione funzioni anche in persone che non hanno una capacità motoria elevata, perché Mario due protesi alle ginocchia, mentre lei Margherita due protesi alle anche e l'artrodesi alla schiena. Quindi, una fissazione delle vertebre. Oggi da un punto di vista fisico si sente, come si sente? Avete detto che dopo bene. L'intervento la prima volta avete fatto molta fatica, sì, perché sì. Lei mi ricordo che ci siamo lasciati con una protesi in attesa all'anca e lui al ginocchio. Io devo quindi dire avete... qualcosa di diverso perché sennò è... E quindi sì, come no, avete ripreso? Sì, io ho ripreso. In maniera, cioè rispetto alla prima volta che siete stati operati? No, molto meglio. Non so se è stato il metodo dell'intervento, non lo so. Comunque anch'io con questa l'ho fatta in aprile, la seconda protesi, Anca. In 5 giorni io ero a casa. Certo, dopo ho fatto tutta la ginnastica che mi hanno consigliato loro, ma non sono andata in palestra o in fisioterapia, l'ho fatta a casa mia. Che le ha consigliato chi? L'ospedale? L'ospedale, sì. Quindi avete che fatto la ginnastica? Cioè io il posto per fare la fisioterapia ce l'avevo. Però avevo a casa lui e mi dispiaceva, ho detto se posso farla a casa io, e sono andata a casa, mi sono arrangiata. E dopo che avete fatto la ginnastica dell'ospedale, l'intervento, post-intervento, abbiamo ripreso la nostra. Sì, quella sì. Che vi era stata data sì, dal metodo Giangirolami. Sì, bene, sì. Allora ne parliamo subito dopo la pubblicità, abbiamo qualche secondo, perché Ivan ci deve appunto, il dottor Giangirolami ci deve dare appunto queste risposte in maniera chiara e precisa per far capire quanto è importante questo ruolo che esiste tra il piano alimentare e l'attività motoria. Molto volentieri. Brevissima pausa pubblicitaria, ci eravamo appunto lasciati con una domanda che dovevamo porre al dottor Giangirolami in merito all'importanza che esiste tra appunto il quadro motorio e il piano alimentare e soprattutto il fatto che loro hanno raccontato di non aver patito la fame. Cioè cos'è che fa scattare cosa che non fa sentire la fame? Allora è molto importante capire che se il paziente abbandona il piano motorio, tempo un mese, 2 mesi, abbandona il piano alimentare. Ecco perché spesso tante tecniche alimentari, tante diete falliscono, perché manca una costante motoria. Attenzione che però la ginnastica, tecnica motoria, chiamiamola come vogliamo, è un'arma a doppio taglio, ossia se inizio a farne troppa o sbagliata o con l'intensità sbagliata fa venire molto appetito, quindi perché tanti mi dicono ma anch'io prima facevo ginnastica e facevo la dieta ma avevo una fame pazzesca. Tipo se io dovessi seguire il piano alimentare che mi fate voi, sì, no? Sì. E decido di andare in palestra. No, non è una cosa buona, non è buono. Cioè anche se vado a correre? No, perché no, devo proprio seguire. Bisogna seguire esattamente questo connubio. Poi ci sono persone che fanno sport, vengono da noi e mi dicono guarda io ci terrei a mantenere parte del mio sport eccetera, allora lì possiamo vedere, lo studiamo, possiamo vedere di fare una prima fase di dimagrimento in cui riduciamo in maniera sensibile lo sport che fa questa persona per portare giù il peso. Quando il peso è sceso si può reintegrare, attenzione non confondiamo, non ho detto che lo sport fa ingrassare e che potrebbe ostacolare molto il dimagrimento, quindi una volta che il soggetto ha raggiunto il suo peso forma possiamo reintegrare il suo sport, sempre però
sostenendo il percorso del metodo, perché il percorso del metodo tende a regolarizzare, a dare disciplina e a evitare picchi di fame, proprio per la tecnica e la modalità con cui viene proposto. Quindi il percorso motorio permette alla persona di seguire molto meglio l'alimentazione proposta. Però, se non mi ricordo male, questo quadro motorio può variare, no? Durante... Certo! Cioè... Certo. Non è sempre uguale. No, non è sempre uguale, anche quindi, questo. Lì studiate, cioè ad hoc, nel senso, quando vedete che succede quella cosa che tutti conoscono, ovvero si comincia a perdere peso e la bilancia, tac, si ferma. Bisogna cambiare sia il piano motorio, sia il piano alimentare. Quindi il percorso è continuamente in variazione, è anche questo. Quindi si modula, no? In base al nostro metabolismo. Quindi non so, magari il nostro metabolismo incomincia ad accelerare, poi magari si ferma e quindi voi bisogna ristimolarlo. Cioè rientrate in gioco e studiate quel meccanismo che di nuovo lo fa ripartire. Esatto, ed è proprio questo che rende il metodo molto diverso da tante diete che sono statiche. Tante diete sono statiche, anche il piano motorio è tendenzialmente statico, anzi viene semplicemente incrementato, aumentato, la persona non dimagrisce con un'ora di palestra, ne si fa fare un'ora e 20, un'ora e 30, un'ora e 50, diventando insostenibile. Vedo che sgrana gli occhi, Maria, oppure non so quanti trattamenti si fanno per dimagrire le donne. Tantissimi. Tra diete, sauni, massaggi, tantissimi. Linfodrenaggi, integratori, sì. Per non sentire la fame, quanti arrivano da voi? Tantissimi integratori e ahimè non esistono integratori privi di effetti collaterali efficaci. Allora, l'integratore è naturale, che non ha praticamente nessun effetto collaterale, non ha una potenzialità di dimagrimento valida, in quanto se ci fosse lo comprerebbero tutti, in tutto il mondo. Sarebbe oro colato e non esisterebbe sovrappeso. E questo è semplice, perché veramente sono allibito, stupito di come c'è una continua pubblicità ingannevole di persone che perdono 20-30 kg con il tè verde. Poi sostitutivi dei passi, le barrette, sì, i beveroni. Ma i beveroni sono dei passi sostitutivi, spesso ipocalorici, spesso proteici, con pochissimi carboidrati, e ovviamente la persona, se mangia pochissimo, momentaneamente tenderà a dimagrire. Ma il punto è quello che si diceva nella prima parte della puntata di oggi, e non è sostenibile. Quindi se il signor, ad esempio loro perdevano, lui 20 kg e lei 10 kg mangiando, togliendo il cibo e usando dei beveroni, quando dopo 2 mesi, 3 mesi, 5 mesi, 6 mesi erano stufi di questo regime, anche solo proteine, togli tutti. Voi i carboidrati li mangiate? Sì, sì. Sì. Che tipo di carboidrato? La pasta. Ma sì. Non so, 20, 30 grammi. Ma che vi? No. Lo so, allora me lo faccio dire, cioè, a voi. Lui 130. E io, cioè, 130 grammi, cioè, ha perso 20 quello chili. Che ci ha fatto. Però cosa è successo? Che essendo in due a farla, non è, cioè, che le facevo un pentolino a lui e per me dovevo fare un altro pentolino. Allora la dottoressa Bazzoli ci ha detto: fate così, ne fate un netto e 60, lui mangerà sempre un pochino di più, dove non arriva il peso per lui, le dà un pezzettino di pane. E così siamo partiti. Cioè, certo, lui mangia di più. Però, ecco, non abbiamo fame. Che invece con le altre diete, quando noi facevamo tanta pasta, erano 120 grammi in due. E mi dicevo, insomma, a volte passava su un ragazzo che è un allenatore dei ragazzini del calcio. Quindi, mi scusi, 1,60 è un chilo, cioè un netto e 6? Cioè sì, un netto e 60 grammi, sì. Lui va sempre sugli 80 o 90 grammi. Però ecco, le do dopo un pezzettino di pane, a volte mi dice, Madonna, l'hai pesato. O si fanno le cose giuste o non si fanno. Sì, anche se poi molti a occhio poi sì, dopo... Sì. Uno impara all'inizio, ecco, per capire... Mangia del pane integrale. Ma il piatto com'è? Quindi che salta fuori un piattino? Hai mangiato tanto così, dai. E prima lei mangiava così tanta pasta? No, mangiavo poco, di meno pasta. 120 grammi in due prima. Quindi aveva... Adesso ne fatto... Come si sentiva prima, quando era a dieta? Ma adesso vado bene. Prima mangiavo di fretta,
prima cosa. Era insoddisfatto? Sì, perché io in 5 minuti si mangiava e poi si partiva. Cioè, adesso sono rilassato. C'è anche questa cosa molto bella del riappropriarsi del gusto e del gusto e del mangiare insieme. Sì. Quindi quello che anche la sera prima. Io ho mangiato abbastanza. Sì, anche perché... Sì, non mangio tanta insalata, però ne mangio un po' meno, però mangio il secondo e io sono contento. Ecco, ma perché non hanno fame e si sentono sazi? E perché possono mangiare anche questa quantità? Ma grazie alla parte motoria. Allora, dicevo una cosa bellissima. Innanzitutto, diteci un po' come la vostra, diciamo, il quadro motorio, no? L'attività fisica che fate. Dove fate fatica, avete una cicletta, avete fate la cicletta. Oh, certo. Sì, devo fare i muscoli io. Ciao. Perché è operazione, devo tenermi. Ecco, parliamo dei muscoli. Quindi raccontateci un attimo, mi è andato giù a zero. Sì, è normale. Invece questa volta no. Questo è l'importante del quadro motorio. Allora, il quadro motorio tende a mantenere un buon tono muscolare che ha... rientra nell'attivazione del metabolismo, perché se noi abbiamo un soggetto con esempio, solo un esempio questo, 10 kg di muscoli, lo stesso identico soggetto con 13 kg di muscoli, i 3 kg di muscoli in più consumano calorie. Calorie che permettono di mangiare la pasta senza ingrassare, la pasta. Anzi, dimagrire. Dimagrire. La pasta li rende felici, contenti, sì. E il progetto rimane sostenibile. Ecco la chiave del metodo. No, guardi, no. Quindi, cosa fate? Mezz'ora al giorno, un'ora? No, è mezz'ora abbondante. Mezz'oretta. Allora, la mattina ci hanno consigliato, si beve un caffè, poi facciamo 10 minuti di cyclette, poi facciamo la prima colazione. Allora, caffè. Quindi 10 minuti alla mattina? Sì. Ah, una cosa sì, molto... Regoliamo la bici. Poi ecco, di è giusto dire che il piano motorio e alimentare che fanno loro... È soggettivo. Loro sono già anche in mantenimento, cioè sì, è un anno che hanno raggiunto il loro obiettivo, quindi che bravi. Allora loro così, ma poi in generale è sempre così, che poi certamente il metodo ha una base sia motoria che alimentare che è che quella, varia. Cioè, che dopo varia in base però, al momento. Però poi chiaramente è soggettiva, quindi... Non prendiamo per uguali per tutti le dosi di pasta che hanno detto. Non è che se io domani mattina mi metto a fare 10 minuti di ciclette e mi mangio un pettone di pasta. Ognuno deve avere il suo programma, ecco. Sì. Questo è giustissimo per loro. Sì, sì. E quindi, insomma, a pranzo mangiate bene? Sì, mangiamo il piatto di pasta. Ecco, vedi, anche qui lui mangia la pasta, il secondo, cioè la verdura, ma... Per lui deve mangiare, non so, del pollo, del pesce, cose del genere. Mentre invece io la pasta è più la verdura. Quindi sì, lui come uomo ha il primo e il secondo, però è il suo caso. Però anche questo bello sostanzioso. Ma visto che mangia così tanto, al pomeriggio cioè come si sente? Sì, sì, sì. Va stanco, ha voglia di fare la pennichella? Sì, 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 vado a fare la mia partitina. Ah, si fa la... Sì, sì, fino alle 7 non vado a casa. Ah, quindi è bello attivo. Sì, ma prima di partire andare a fare la sua partitina. La partitina di cosa? Fare cose, va a giocare a carte. Ah, la partita, perché non capivo, la partita di carte. Ma prima di partire lui fa la sua ginnastica, di nuovo 10 minuti di cyclette, fa la merendina. Con frutto e poi parte, va a giocare a carte, alle 7 capita a casa. Bevo quindi il mio giusto caffè, per la cena, Margherita. Giusto per la cena, scappa. Sì, sì. È una bottiglia quindi d'acqua. Voi vi sentite a dieta oppure... No. Che no? Dieta, no. Quindi fame in questo momento, voi vi considerate in un momento in cui avete cambiato lo stile di vita oppure vi sentite a dieta? Come è la normalità, come l'avete sempre fatta. Sì, sì, e poi non lo so, ci si inquadra lì e per noi è giusto così e andiamo avanti. Loro sono proprio un bel esempio in questo senso, Nicole, di una sostenibilità, cioè nel senso che sono arrivati al loro equilibrio. L'attività motoria li aiuta molto, perché voglio dire, hanno fatto degli interventi, insomma, posso dire, non siamo più dei giovanotti, quindi questa è una cosa molto importante, che sia sostenibile, perché permette proprio al fisico di mantenere un andamento che non diventa
come abbiamo detto all'inizio, mortificante, sempre in privazione, cioè il concetto da togliere è proprio questo senso della privazione continua. Quindi loro escono a cena, hanno i nipotini, cioè hanno una vita che è normale, quindi si tratta di gestire una vita in maniera normale. Quindi, come diceva prima il dottor Zangirolami, è fondamentale non abbandonare l'attività motoria, ma è importantissimo poi riuscire, e questo, in questo sono veramente molto bravi i nostri medici, tutto lo staff, a capire chi sei, cioè quindi nella parte organizzativa è molto importante capire chi sei, che tipo di lavoro fai, come ti puoi gestire il metodo, e questo ti permette di portarlo avanti sempre, quindi diventa effettivamente qualcosa di fattibile. È vero. Allora, Margherita, sì. Lei che ha detto che molto spesso avete una vita familiare intensa, no? Con figli, nipoti sì. E anche amici che vi vengono a trovare nell'orario magari in cui voi avete da fare la vostra... Cosa succede? Succede un momento che... dopo. Devo aspettare che se ne vadano via, perché insomma non è che puoi dire... devo fare la ginnastica. Se no, anche lei dice, spero. No, ma lei va su di sopra, va a farla in camera. Io vado, quindi va. Io vado, magari lui è giù che chiacchiera, io prendo su, vado di sopra. Quindi le piace fare sì, anche... Mi manca, sì. Se magari è successo, che ne so, siamo tornati stanchi o roba del genere, non siamo riusciti, o a me manca, ma questo lasso di tempo è come... Non lo so, un regalo per me, cioè. Quindi io questi 10 minuti, io... 10 minuti per lei non sono un peso, per voi? No. Ah, vi piace Anzi, fare? Come è possibile? Sì, allora, che di solito è un peso, no? Sì, anche fare... lui quando siamo tornati dal primo appuntamento mi diceva, oh, devo fare la ginnastica, ma neanche fatta io la ginnastica. Lo faccio sul lavoro la ginnastica. Che mi diceva, tanto io lavoro, ne faccio di movimento. Che lavoro faceva? Stucatore. Ah, quindi giusto tutto su il giorno, su e giù tutto il giorno. E invece, e poi, come e poi, l'ha presa questo? Quando piace, facevano, correggevo, dicevo, no sì, così, sì. No così, lo correggevo io. Prego, notiamo io una con cosa, le braccia ero sempre... Sempre in alto. Sempre. Notiamo una cosa interessante, lui faceva lo stucatore, un lavoro pesante, fisico, eppure il peso non scendeva, anzi col tempo, come diceva Margherita, il peso era salito. Quindi non vuol dire che un'attività fisica costante comporti un dimagrimento, mentre 15-20 minuti con la tecnica giusta hanno un effetto totalmente diverso. E questo è proprio da prova su di lui. Quindi si può dire, voi comunque mantenete i vostri pazienti, li curate sia da un punto di vista patologico, ma anche da un punto di vista di tono muscolare e umorale, certo, perché abbiamo sentito che loro si sentono molto vigorosi, no? Allora, si sentite ringiovaniti? Vi sentite ringiovaniti da quando... È un po' sì, Cioè, vi sentite... cioè, a volte mi specchio, mi spavento, dico, Madonna santa, come sono diventata vecchia, però dentro di me io... ho voglia di fare, ho voglia di provare, insomma mi sento giovane. E quando invece faceva le diete, come si sentiva? Madonna, che brutta roba. Ero sempre, dicevo a Maria, sempre non arrabbiata, però delusa, dicevo, perché signore? E poi anche con la vita sociale avevamo scartato il tutto, perché insomma allora eravamo molto più giovani, sai, anche con le bambine si usciva magari, ma quello di fermarsi a cena o mangiare così cercavamo sempre di evitare, perché con gli amici, e poi bene o male avevamo perso anche un po' gli amici, perché avranno detto, beh insomma, una volta non vengono, l'altra volta rifiutano. Ah, quindi facevate diverse rinunce? Sì, io sì, lui, ecco, gliel'ho detto. Ha cominciato più tardi questo problema di peso così, ma cioè, io ho fatto una brutta vita, nel senso... Bella. Io so che voi avete fatto anche degli studi, no, per quanto riguarda i parametri umorali, no, nelle persone che intraprendono questo percorso. Il multidimensional test che è stato fatto qualche anno fa. Quello che loro dicono a livello così che di loro esperienza personale, c'è la riprova scientifica. È anche pubblicato sul sito. Allora, questo beneficio è dato proprio dalla tecnica motoria, però attenzione, calibrare una tecnica motoria in maniera giusta è molto difficile. Basta sbilanciare alcuni parametri o parametri del cibo, perché
in base a quanto verrà cambiata la tecnica motoria nel percorso, di conseguenza il medico che segue il paziente dovrà cambiare, abbinare una variazione della parte alimentare. Se le due parti non vengono sempre collimate giuste, l'effetto non è soddisfacente. Se invece verrà fatto corretto, questo è il risultato. Bravissimi. Allora, l'ultima battuta facciamo insieme, perché poi diamo tutti, nel senso, concludiamo il nostro discorso. Chiedo alla regia se mi fa vedere un attimino la fotografia di quando voi eravate all'inizio del vostro percorso. E vi chiedo ad ognuno un commento. So che molto spesso quando ci si rivede si piace molto, no? Infatti. Allora vi chiedo, eravate voi allora, cioè... Sì. Posso chiederle intanto, visto che abbiamo lei, Mario, se si può alzare? Vedete la pancia di Mario? Non c'è più. Sì, anche qua sotto, guardi lì che gargarozzolo. Sì, il viso è cambiato, sì, molto migliorato. Sì. Sì, sì. Come si vede così? Vabbè, meglio si così. Piace, non si... Eh? È meglio così. Meglio oggi, no? Le chiedo una cosa, visto che qualcuno mette in dubbio che magari qualche volta si utilizza qualche piccolo trucchettino di Photoshop, è lei lì? Sì, sono io. Ecco, è stato ritoccato oppure... No, sono io. Perfetto. Perché avevo fatto vedere anche la Fede. Faccio vedere la Fede? Perché... Quella. No, che è perché prima non veniva giù. Che grazie forse a questa Fede e al vostro grande amore che è riuscito a ritornare in buona salute, no? Sì, perché abbiamo appena fatto i 25 Ciao, i 48 anni, 48 anni di matrimonio, avevo perso la Fede, l'ho comparata perché sono passati stretta. Bene, quindi non sei neanche accorto che quasi sono 50 anni, cioè, Margherita. 50 anni di matrimonio, questo, 48 di matrimonio. 48. Allora è 50 di matrimonio, vi aspetto. Ma qua abbiamo già festeggiato noi qui 45, perché ho detto 45. Strada facendo non si sa. Bravissimo. Cominciamo a festeggiare i 45, che poi se vediamo facciamo i 50 lei, vediamo. Allora mamma ma dai, tiratela via, dai. La tiriamo via, sì, è meglio oggi così, meglio signora. Oggi. Però ecco, non si rivede più in quella fotografia lì, vero? No, comunque, lei oggi è così, non è stata photoshoppata, no, giusto? Cioè, a meno che siete stati voi. No, noi no, cioè, ci può mettere la mano? Che noi manteniamo le loro, non penso proprio, perché comunque lei può confermare, che è passata dalla taglia 54 alla taglia 50. Suo marito anche invece ha perso 20 kg, è passato dalla 56 a 50. E poi anche l'andare a prendere qualcosa, cioè per vestirsi. Ma sa la delusione, che magari ti dicevi, da quello lì forse mi va bene, nel provarlo che invece poi si incastrava. Invece oggi come si sente? Oggi è tutta un'altra cosa. Fa shopping? Sì. Non c'è mica tanto da fare shopping, hai visto? No, dai. Però sì, qualcosina. Beh, per qualche evento, certo. Sì. Per i 40, cioè per i 49 anni, i 48 li avete 48 già fatti? 48 no, quindi facciamo. Allora per i 49 vi prenderete qualcosa di molto bello, visto che siete quasi vicino ai 50. No. È stata molto preziosa la loro testimonianza, proprio per far capire che comunque... il mantenimento è possibile, soprattutto è importante un cambio di stile di vita. No? Sì, e poi guardi, la consapevolezza, cioè l'essere sereno, di aver fatto una cosa per la salute e andare avanti, essere molto sereni, basta. Cioè, aiuta per tutto, ecco, la serenità. L'ultima battuta che faccio con voi, che poi mi aggancio al dottor Zangirola, a mia Maria, voi non l'avete fatto per una questione di bellezza, no? No. L'avete fatto per la salute. Salute, perché facevo fatica a muovere. A differenza di molte diete o comunque di molti percorsi che vengono fatti, qui stiamo parlando di un percorso medico. Mm. Cioè si è in centri medici e si è seguiti da dei medici, no? Sì, dottor... ogni studio, a partire da quello di Bolzano, Trento, Brescia, Milano, Carpi, forse adesso saremo anche a Bassano, è presidiato da un nostro medico che segue i pazienti dall'inizio alla fine del percorso e
li controlla ogni circa 3-4 settimane. Loro l'hanno detto, appena sono arrivati è stata fatta una serie di batterie di esami, sì, anche certo, per vedere. Sì. Lei prendeva dei farmaci, Mario, per il colesterolo? No. Chiede alla no, moglie. Sì, cioè, no, cioè, no, io prendevo solo quello per lo stomaco, basta. Sì. E adesso lo prende? Un gastroprotettore. Cioè. Quello lo quello prende? Sì. Però poi aveva fatto questa piccola ischemia, le è stata data la cardiospirina. E quelle le va avanti a prendere? Sì, basta. Cioè, a parte, non lo so. Integratori per no, non patire no, la fame? No. No, no, no. Neanche no, sostitutivi io, cioè, dei pasti? Stiamo, no, no, stiamo no, prendendo dei farmaci per l'osteoporosi, ma vabbè, quello vabbè, è, quella, basta. Noi, quello per l'età, cioè no, lui prende certo, la cardiospirina, io grazie a Dio neanche quello. Bene, no, ultima benone, battuta, dottore Zangirolami. Allora, abbiamo parlato di dimagrimento duraturo, che poi non è più dimagrimento perché oramai parliamo di stabilizzazione nella terza età. Comunque questa stabilizzazione può avvenire sia nella terza età, ma che meglio, prima, meglio farlo prima. Farlo prima. Proprio avrei un'ultima battuta su questo. È molto importante per mantenere il peso perso o perdere gli ultimi chili e mantenerli, continuare con lo stile di vita che insegna questo metodo. Questo è fondamentale per tutti i pazienti che magari ci stanno guardando. Ricordatevi sempre, parte motoria e parte alimentare vanno seguiti sempre. Se verranno seguiti, non ci sarà nessun problema a mantenere il peso perso. Bene, ultima battuta anche con Maria. Io sono felicissima quando vedo che i nostri pazienti tornano dopo tempo e sono ancora così contenti, hanno mantenuto il peso, quindi per me questa è veramente la soddisfazione maggiore, aver eliminato un problema che li ha comunque seguiti per tutta la vita. Siete felici quindi? Sì, sì, sì. E se vi chiedo in passato quanta fatica faceva lei, dall'1 al 10, 1 è minimo e il 10 massimo? 11. Ah, 11? No, guardi. Oh, vera Margherita. E con questo metodo? E con questo metodo io sono felicissima. Se c'era prima l'avrei provato prima, solo che ci siamo conosciuti un anno e mezzo fa, ecco. E forse lei, Mario? Avrei vissuto forse meglio. Sono contentissimo, basta. Sì, glielo dico io sinceramente, perché certo ci sono le cose molto più gravi, ecco, beh, però si vive male. Cioè, io l'ho vissuto male, questo fatto del peso superiore, non sentirsi non accettata, perché grazie a Dio ho un bel carattere, così. Però per me è stato un problema, il peso. Per me è stato e oggi per lei è un problema? No, adesso no, guardi, io gliel'ho detto, sono serenissima, sarà anche l'età. No, però cioè, sei riuscita a raggiungere questa serenità. Io sono felice così. Dopo, comunque lei, ma scherzo. Un anno e mezzo fa si sentiva serena? No. Cioè, allora io detto, ha già dato la risposta. Adesso sono serena, quando sono andata da loro non ero serena, ero malcontenta, ero un po' delusa, ecco. L'ho cominciata anche per appoggiare lui, un po' lui, perché lui ne aveva più bisogno di me. Però ecco, adesso ad occhio insomma i miei sereni. Che bella cosa, veramente. Bene. Io vi ringrazio, ringrazio tutti grazie quanti, vi ricordo grazie che comunque la nostra trasmissione con tutti i riferimenti dei centri medici e quant'altro li trovate sul nostro sito, potete rivedere la trasmissione sul nostro canale YouTube. Ringrazio il dottor Ivan Zangirolami, anche Maria. Grazie, ci rivediamo grazie il mese prossimo, altre testimonianze, altri argomenti. E vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di serata e soprattutto grazie, grazie ai coniugi Leonati. Grazie. Grazie. Arrivederci, grazie mille, buonasera. Arrivederci.